Comandante Di Mattia, oggi c'è stato l'insediamento, come ha detto nel suo discorso, un po' come tornare a casa a tutti gli effetti. Sì, per me è veramente un tornare a casa. Ho lasciato la terra abruzzese nel 2010, quindi torno dopo 14 anni e torno ricoprendo un compito veramente prestigioso, quello di comandante del porto di Giulianova e capo del circondario marittimo. Per me, come ho detto anche nel discorso di insediamento, questo compito che mi è stato assegnato riveste una doppia, mi affido una doppia responsabilità, sia perché appartengo al popolo abruzzese e quindi mi impegnerò al massimo per perseguire gli interessi della collettività, ma soprattutto perché, come dicevo, per me è un tornare a casa. Quindi mi sento fiera ed orgogliosa di poter svolgere questo incarico nella mia terra e darò il massimo cercando di proseguire nelle brillanti attività già condotte dal mio predecessore, il comandante Fiorentino. Questo territorio ci sono 7 comuni, una fascia costiera di oltre 50 chilometri, insomma per la turistica, per presenze, ma insomma l'impegno sarà tutto l'anno, ci sono varie questioni da seguire e da affrontare. Assolutamente sì, ognuno dei 7 comuni ha delle peculiarità, a partire dal comune di Martinsicuro fino all'area marina protetta, che si trova a cavallo dei comuni di Pineto e di Silvi. Ognuno di loro ha degli obiettivi da prefiggere. Da parte mia ci sarà la massima apertura, collaborazione e lealtà nel cercare di risolvere, di affrontare ogni situazione che di volta in volta si presenterà. Il compito del comandante del porto sarà quello quindi di assistere le amministrazioni e di affiancarle in questo percorso che intravedo come assolutamente entusiasmante e sfidante. Comandante, quali sono stati i consigli che il comandante uscente Fiorentino le ha dato? Allora, sono sicuramente quelli che ho appena citato, quindi il consiglio più importante è quello di lavorare in completa sinergia quotidiana con le amministrazioni, di far trovare sempre un ufficio aperto, leale e collaborativo, perché come dicevo le esigenze dei 7 comuni sono per alcuni casi simili, però ognuno ha le proprie peculiarità e bisogna affiancare e dare la massima disponibilità.